Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. Una produzione Classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Assieme a Paolo Gavazzeni l'anno scorso ad Arezzo abbiamo ambientato Le cantatrici villane di Valentino Fioravanti in uno studio televisivo. La nostra ospite di oggi è un personaggio televisivo e radiofonico con un curriculum impressionante. È un'attrice comica, ha fatto Zelig, Le Iene, Italia's Got Talent, Amici, Le invasioni barbariche, è stata ospite del Festival di Sanremo. Insomma, ha messo becco in tutta la televisione di successo degli ultimi 20 anni. Signori e signore, vi presento Geppi Cucciari. Come sta Geppi? Ah, in maniera grandiosa, diciamo. In linea con questa presentazione generosa. Io adoro mettere becco, si sa. Si sa. Io recentemente, durante la pandemia, ho visto una trasmissione che non conoscevo, devo dire la verità, a Notte Fonda, in cui lei è anche una detenuta di un carcere. Sì, Belli Dentro, una celebre sitcom ambientata nel carcere di San Vittore, che in realtà andava in onda nel 2005, ma che l'eternità della TV riesce a perpetuare ancora. Quindi va ancora in onda al mattino, credo su Italia 2, mi sembra. Lei ha una vita discutibile comunque, se guarda questo genere di TV a quelle ore della notte. Assolutamente sì, non ne ho mai fatto mistero. Lo sappiamo oggi del resto, ecco, l'ha detto. Esatto. Una prima domanda, lei vive a Milano ed è notoriamente sarda, amante della Sardegna, che anche io adoro. Ma riuscirà lei ad andare in Sardegna? Certo che riuscirò perché innanzitutto perché sono residente in Sardegna, quindi per me tornare a casa, sia nel senso logistico che pratico, oltre che fondamentalmente sentimentale ed emotivo. Farò il test prima di partire e poi il tampone, mi rendo conto che l'utilità può essere in qualche modo relativa, perché cosa accade alla tua vita e a te da quando lo fai a quando parti è sempre un'incognita, però mi metteranno le condizioni, insomma, di arrivare quanto più serena possibile, anche per garantire la serenità di chi mi accoglie. Lei ama molto la nostra città, Milano, dove vive? Moltissimo, moltissimo. Io abito a Milano dal 2001, quindi ormai, come il mio accento peraltro non tradisce del resto, però amo molto questa città, amo la vita che sono riuscita ad avere qua. Io sono arrivata qua con dei sogni più o meno precisi, ma con una copertura che era l'università. Quindi sono arrivata qua per finire l'università. Mi mancavano 8 esami, ho giurato ai miei genitori che mi sarei laureata, ma nel frattempo ho cominciato a fare quello che ho sempre desiderato. Percepivo che una strada alternativa allo studio, quello di chi magari ha il coraggio di fin dall'inizio scegliere l'Accademia d'Arte Drammatica, io là non avevo neanche il sostegno dei miei genitori, quindi non ho potuto fare quella strada. Ho percepito che il cabaret fosse una strada alternativa, diversa, più veloce, più rischiosa, e l'ho percorsa. Quindi dopo alcuni mesi che ero qua, dopo aver dato 2 o 3 esami, ho cominciato a fare cabaret. Milano offre tantissime opportunità di fare cabaret, io andavo in 5 o 6 locali, tra cui chiaramente lo Zelig, certo, ma non c'era solo quello. E quindi ho cominciato a fare il cabaret mentre finivo l'università. Ho finito l'università perché sono una donna di parola e ho continuato a inseguire i miei sogni, che andavano a volte più veloce di me, a volte più lentamente, ma come del resto anche nella vita. E alla fine ci siamo un po' presi a braccetto. E adesso continua questa alternanza. La vita è carsica di per sé, in questo mestiere lo è ancora un po' di più. Lei ha avuto paura in questo periodo? Sì, la paura più grande era per la mia famiglia. Io ho un padre di 83 anni, quindi nonostante la Sardegna fino all'inizio fosse un posto meno a rischio, perché più che mai isolato,
ho sempre avuto molta paura per lui, per i miei fratelli, per i miei nipoti, per le mie cognate, per la mia famiglia intera e anche per le persone che conosco che stanno qua a Milano, anche perché a un certo punto avere una persona a un chilometro, averla a mille era la stessa cosa. Certo. Io sono stata molto rispettosa delle norme, quindi faccio parte di quegli 8 milioni di italiani che questi mesi li hanno trascorsi da soli in casa, con tutte le querelle interne che questo comporta, perché le voci non le senti attorno, ma le senti da dentro. Durante la quarantena lei ha creato una sorta di comunità di sostegno su Instagram, lo ricordo al pubblico, si chiama I Cugini Disagiati. Mi spiega chi sono questi cugini disagiati? Beh, è stato un po' per caso, io non avevo mai fatto dirette su Instagram, non avevo mai permesso alle persone di entrare in casa mia. In realtà poi alla fine ho scelto questo angoletto e questo è l'unico che ho concesso, perché mi sembrava di invadere le case altrui e che gli altri invadessero la mia. In realtà quel modo di parlare è diventato un modo di condividere quei mesi così difficili, perché tante erano le persone come me a casa e tante da sole. Alcune in realtà magari erano in realtà in troppe, più che in troppo poche, però si è generata questa matriosca di sentimento, di affetto, per cui a prescindere dalle dirette, che erano magari in un primo periodo proprio quotidiane, le persone che le seguivano hanno cominciato a sentirsi tra di loro, creando una comunità di mutuo soccorso, di persone, alcune anche molto lontane l'una dall'altra, con dei fusi orari che le allontanavano. Eppure su Zoom stavano in 20, in 30 e passavano le notti insonni insieme. Si sono incontrati, sono nati dei flirt e mi sono sentita un po' la zia di tutti questi. In realtà io li ho chiamati i cugini perché tutti hanno un cugino disagiato e se tu ti pensi in questo momento uno magari può pensare di non esserlo, il cugino disagiato è proprio lui. È proprio lui. E poi si sono trasformati in cugini da incubo però. Il cugino da incubo è diventato quando io dal 4 maggio in poi ho voluto dare un segnale forte di ripartenza, ho smesso di farle quotidiane, ho iniziato a farle settimanali, anche per dar modo che la gente rimanesse a casa per vedere le dirette, perché poi le potevano vedere con calma dopo. Certo. Però secondo me era giusto dare il segnale che la vita ricominciava, e anche se a volte io sono a casa e non esco, secondo me è giusto non farle e fare un punto insieme una volta alla settimana, e così faccio. C'è stato anche il ministro Spadafora. Esatto, perché lui si è definito cugino disagiato. Noi chiaramente frequenterà sicuramente persone più disagiate di noi mediamente, quindi l'abbiamo accolto a braccia aperte. Lei, tra l'altro, possiamo raccontarlo, è una grande appassionata di sport ed è una sportiva, perché è stata una campionessa dello sport, diciamo. Insomma, campionessa è la parola forte, di sicuro un'esponente accalorata, appassionata, determinata del mondo del basket. Io giocavo a basket, ho sempre giocato a basket da quando avevo 5 anni, dal micro basket, così si chiama quello dei bimbi minuscoli, fino a crescere. Ho giocato in Serie B, in A2, a Cagliari, nella Virtus, nel San Salvatore. E ovviamente quando giochi così tanto, così a lungo, lo sport diventa una parte importante della tua vita, e così le relazioni che quello sport ti porta e anche il modo di affrontare la vita. In realtà adesso purtroppo non posso più giocare, gioco quando posso, ma sono la madrina della Dinamo Bacco di Sardegna, che è la squadra di Serie A di Sassari, quella della Sardegna, che mi vanto di presentare ogni anno alla città e ai tifosi e che seguo ogni volta che posso. Sassari, che è una città che io amo tantissimo, lei lo sa, una volta mi ha anche prestato un manichino per fare i pagliacci di Leoncavallo, che non trovavamo in attrezzo. Esatto, grazie a Tonino Raimondi, che è conosciuto il mio amico di Macomer, che ci ha offerto la possibilità di porre rimedio a una mancanza fondamentale, un manichino. Ecco, ma come sono i sassaresi? Grintosi, allegri, gioiosi, rumorosi, appassionati, ma poi in realtà è vero che in realtà ogni regione distingue le persone anche in base alla provincia, però certamente i sardi sono agli occhi anche di tutti, e forse anche dei sardi stessi, un mondo un po' a parte, tant'è vero che l'aggettivo sardo, che dovrebbe essere soltanto un aggettivo geografico, diventa invece spesso qualificativo. Essere sardi vuol dire, quando uno te lo dice con benevolenza, essere determinati, generosi, accoglienti, ma anche chiusi, presuntuosi, respingenti. Siamo tutte le cose, ma credo che lo siamo un po' tutti. Pigi Battista sul Corriere
a proposito del post-lockdown, ha parlato di una frattura psicologica che attraversa gli italiani. Cito, dice: da una parte il partito della chiusura, che ha orrore del pieno ed equipara ad apocalittici assembramenti persino le passeggiate all'aria di 3-4 persone. E dall'altra il partito della voglia di vivere. Lei in quale partito si rispecchia in questo momento? Devo dire che sarebbe irreale pensare che la dicotomia sia così totale, perché si può abbracciare la seconda strada nel rispetto di quello che ha generato la prima. Si deve tornare alla normalità e convivere con questo virus vuol dire accettare la socialità con le nuove regole. Si è parlato spesso di tornare alla normalità, ma è la normalità che ci ha condotto a questo. Quindi bisogna trovare una nuova normalità, e la nuova normalità combacia con un cambiamento. È questo che bisogna accettare, un modo nuovo di vivere insieme agli altri, sia quelli che già conoscevamo e già amiamo, sia quelli che ancora non conosciamo e che potremmo amare anche follemente. Tutto qui diventa un po' più dilatato e questo non è detto che sia un male. Credo che sia giusto ritornare a vivere senza dimenticare ciò da cui siamo venuti, quindi le distanze, le mascherine, l'igiene delle mani, che tra l'altro sono cose che dovrebbero appartenerci sempre, soprattutto quest'ultima, sono cose da portare con noi per evitare di tornare indietro. Abbiamo ascoltato Tilo in Spiegel. L'ho riconosciuta. Guarda, questo ho detto è Tilo in Spiegel. Appena l'ho sentita. Subito, perché Geppi Cucciari ascolta Richard Strauss o Schoenberg così. Sì, la mattina comincia così. La mattina inizia con Strauss, Poi al pomeriggio Bruckner. Va bene, parliamo un po' di comici e di comicità. Lei è stata una delle protagoniste del fortunato programma TV Zelig. Mi spieghi come mai non ci sono più programmi comici in TV? Cos'è successo? Devo senz'altro correggerla, mi scusi. Scusatemi, anzi, vedo del voi. Io ho cominciato a fare TV quando Zelig era una delle proposte più forti nel mondo della comicità e il frazionamento televisivo non era al pari di come adesso. Ancora non c'era Netflix, c'era Sky, ma non era così forte, così variegato. Non c'era Amazon Prime, non c'erano tutte le proposte che arrivano in maniera spontanea dalla rete. La TV era l'unico mezzo per arrivare in casa degli altri e provare a sedurli, a conquistarli, a divertirli, a emozionarli in qualsiasi modo. Adesso non è più così. La comicità è ovunque. A parte i programmi ancora televisivi come Colorado, Made in Sud, che sono proposte televisive pure, ma sui canali tematici di Sky ci sono proprio palinsesti interi che ruotano attorno alla comicità. Quindi adesso chi vuole scegliere questa strada, quella della comicità, ha molte più alternative tra cui scegliere in partenza. Quando ho cominciato io, e parliamo di 19 anni fa ormai, Zelig era un super marchio e in un regime, non dico di monopolio, ma quasi. Adesso questo è cambiato e quindi la diluizione delle opportunità offre anche una diluizione nel percepito del pubblico, lei compreso, che pensa che ci sia solo Zelig, che peraltro io ho finito di fare nel 2006, siamo nel 2020. Lei ha omesso 14 anni di carriera. Ma no, l'ho citata all'inizio, scusi. Ecco, però ha detto una cosa bellissima in questa risposta. Lei ha detto: dobbiamo entrare nelle case e sedurre. E questo mi piace tantissimo, perché rubare una risata a qualcuno è anche sedurlo. È così? Certo. È vero. L'umorismo, la comicità sono tratti del carattere fondamentali anche nella vita di un geometra, di un ragioniere, di un professore o di uno che fa un qualsiasi altro mestiere. Chi porta nella tua vita allegria tende a migliorarla la tua vita, questo che sia il suo mestiere o che non lo sia. Naturalmente in una performance artistica, televisiva, cinematografica, teatrale, è diverso il rapporto, non è uno a uno. Condividi con quante più persone possibile. Peraltro continuo a pensare che il teatro sia la forma
più bella e meravigliosa di condivisione, perché mentre quando tu sei in TV entri nelle case altrui, è vero che le telecomando possono scegliere se cambiare canale, però tu arrivi e sei là, mentre chi viene a teatro è una persona che ha scelto di vedere te quella sera, che si è lavato, vestito, profumato, truccato, ha pagato un biglietto per venire a vedere proprio te nel silenzio. E già quel silenzio iniziale che il teatro ti dà, con quell'odore, un po' di polvere, di muffa, di legno, per me rimane una delle cose più magiche legate al mio lavoro. Certo, la TV ti aiuta a riempire i teatri, senz'altro, per quanto fortunatamente il teatro è un'arte a sé stante, tantissime persone che fanno soltanto teatro hanno l'opportunità di lavorare in teatri pieni, e questo è meraviglioso, perché certamente quella rimane la cosa più speciale. Poi è chiaro che le emozioni possono essere anche di malinconia, di tristezza o di struggimento, quelle che ti dà il teatro. Io ho scelto come prima strada quella dell'umorismo. Poi in realtà ho fatto anche delle cose in cui non c'è solo quello. Il mio ultimo spettacolo teatrale non fa solo ridere, fa anche un po', credo e spero, commuovere. Ed è una scelta consapevole e matura che ho potuto fare dopo tanti anni di solo altro. Claudio Magris, sulla lettura, ha ricordato il valore dell'irriverenza e dello sguardo clownesco sul mondo, citando l'introduzione al cristianesimo di Ratzinger, in cui il futuro Papa... Io cosa c'entro in tutte queste riflessioni profonde? Ratzinger, Magris, Geppi Cucciari. Beh, io, siamo una cosa sola. In cui il futuro Papa paragona il cristiano a un clown. Il mondo, scrive Ratzinger, vuole ridere dei clown, anche e soprattutto quando essi dicono la verità, perché è la verità che non vuole ascoltare. Beh, bellissimo. Beh, va detta una cosa, che ovviamente il grandissimo Claudio Magris usa la parola clown per riferirsi a un mondo molto più ampio che quello solo dei pagliacci. Peraltro, io quando da piccola venivo condotta al circo, per me il momento dei pagliacci era una delle cose più struggenti e malinconiche che mai io assolutamente possa aver percepito. Non so per quale ragione, moltissimi di loro tra l'altro sono anche dei superbi interpreti nell'arte della clownerie, della micromagia, dell'utilizzo del corpo in modo comico, quindi hanno tutto il mio massimo rispetto. Adoro il Cirque du Soleil, che in realtà ha sempre l'elemento di clownerie pura all'interno, oltre che i grandissimi atleti che insomma che animano quelle serate, quegli spettacoli. Senz'altro il clown è quello che ha anche storicamente, anche quello che veniva detto giullare, era quello che poteva avere l'ambizione di criticare il potere, di ridere di quelli che aveva sopra, cosa che nessuno poteva toccare, a rischio anche della sua vita, visto che chi non faceva ridere il re rischiava anche di non tornare a casa. Certo, adesso fortunatamente con la democrazia questa cosa è scongiurata, però sono convinta che una delle modalità della comicità per arrivare a tante più persone sia che chi ti ascolta mentre ride pensa che quello che tu dici sia vero. E se è vero vuol dire che l'ha condiviso, che l'ha provato anche lui, che l'ha notato anche lui. Molto spesso mi dicono, è vero, hai ragione quando dico qualcosa. E lo dicono ridendo, perché magari in quel caso io, ma tanti altri lo fanno anche molto meglio di me, danno una forma verbale a un'intuizione già avuta da altri. E tu gliela dai in maniera più chiara e definita e loro la fanno loro. La vedono, la toccano, sì, sì, certo. Lei tutti i giorni fa la radio, un giorno da pecora. Tutti i giorni? Tutti i giorni, sulla Rai, ricordiamolo. Radio 1. E la radio è un luogo protetto?
È un luogo sacro? La radio è sicuramente ascoltata da persone che hanno un altro ritmo di vita e spesso anche altri gusti rispetto a chi preferisce la TV. Ci sono persone che ascoltano la radio, che ascoltano solo la radio, che la TV non ce l'hanno proprio, non la sopportano. Va anche detto che fino a qualche tempo fa la radio aveva quella magia delle voci, solo delle voci, col vantaggio di chi ascoltava di poter immaginare quello che desiderava e per chi la faceva di andare a farla anche vestita con una tuta in triacetato. Ormai questo non è più possibile, anche le radio hanno le telecamere, comunque ti mostri, ci sono i social, vieni condiviso. Credo che pochissime persone ascoltino, che ascoltano la radio non sanno che viso hanno coloro che parlano. La radio poi quotidiana, come quella che faccio io, permette di creare un collegamento con un gruppo di persone che ti ascoltano, che facilmente sono le stesse giorno dopo giorno e per cui tu sei come un familiare ed è un grande privilegio. È un grande privilegio, anche se tutto quello che non c'è più, che lei ha descritto, è bellissimo, cioè il triacetato ha una bellezza, anche quando uno ascolta una voce e poi un giorno per caso vede un volto. Esatto. E scopri di aver immaginato un'altra cosa. Per esempio, chissà che faccia Augusto Abbondanza, quello che legge le notizie a Radio Italia di spalle, non lo sapremo mai. Abbiamo visto l'opera di Christo sul Lago d'Iseo. Il 31 maggio ci ha lasciato questo grande artista. Purtroppo. Lei ha avuto il privilegio di camminare, credo, con lui in quel luogo, o sbaglio? Io ho avuto il privilegio di essere accompagnata da lui e anche di camminare nel ponte fluttuante, arancione, con lui e poi con lui con la barca dalla quale lui controllava, insomma, che tutto andasse come erano i suoi progetti. Ho avuto la possibilità di vedere il ponte anche dalla barca dove insieme a lui, dove stava lui. Lui mi ha fatto anche un regalo bellissimo, mi regalò dei quadratini di quel tessuto con cui aveva ricoperto il floating piers. Perché mi ha guardato così? Se ne vuole appropriare? Assolutamente. Cioè io sto notte tempo arrivo a casa e c'è il furto, con destrezza. Sono insieme a delle mie stampe di Franco B che ho, le ho nascoste insieme. Ma e com'era lui? Era un uomo affabile? Era affabile, era gentile, era sorridente, era... devo dire che la gentilezza è un bene sempre prezioso, che va sempre rispettato e omaggiato. Lui chiaramente in quei giorni chissà quante persone avrà visto, chissà quante mani avrà stretto, quando ancora si poteva, quante persone che per lui non significavano niente ha incontrato, era gentile con tutti, sorrideva con tutti, aveva una parola per tutti e ad alcuni ha fatto anche questo regalo. Io lo serbo nel cuore, il ricordo, nel cassetto il regalo. A febbraio, abbiamo detto, era a teatro. Il monologo si intitola Perfetta, scritto per lei da Mattia Torre, giusto? Lo sceneggiatore sì. Che è scomparso da poco, purtroppo, e che era un suo sì. Grande amico. Ecco, sì. Ci vuole raccontare com'era Mattia Torre? Mattia, che non è chiaramente solo l'autore dello spettacolo che io ho portato in giro e continuerò a portare in giro anche l'anno prossimo con infinito onore e gioia, parimenti, è l'unico caso in cui avevo un rapporto di amicizia profondissimo con un autore con cui ho poi lavorato. Di solito è sempre accaduto il contrario. Ho collaborato con persone con cui poi... l'amicizia è fiorita, è sbocciata, è diventata solida. Invece io e lui e sua moglie, Fru, eravamo amici da tantissimi anni, avevamo fatto insieme una vacanza che credo che ci abbia legati per sempre. E quando Mattia ha deciso di scrivere per me, e lui ha scelto il tema,
quello spettacolo che in realtà ha come protagonista una donna che non sono io, è più che mai uno spettacolo scritto per me, perché lui mi conosceva, perché lui sapeva gli andirivieni delle mie energie. Era un uomo intelligente, colto, mai banale, sempre sorridente. Credo che a tutti gli amici di Mattia, Mattia manchi profondamente, perché è a tutti, almeno una volta al giorno, capiti di dire: mannaggia, questa cosa l'avrei dovuta dire a Mattia, solo lui l'avrebbe capita, perché era uno che capiva tutte le gradazioni di tutto ciò che ci poteva accadere, sapeva ridere, scrivere e parlare seriamente di qualsiasi cosa. Era davvero una persona speciale. Bellissimo, bellissimo. Lo vedremo questo spettacolo, eh? La inviterò quando tornerò a Milano. Qual è un posto della sua Sardegna che consiglia al nostro pubblico? Un posto inaspettato, eh? Beh, tenendo conto che il mare della Sardegna lo conoscono tutti, tutti lo amano, tutti l'avranno lambito in qualche modo, forse uno dei luoghi più inaspettati che mi sento di consigliare in Sardegna è tutto il centro. Sugorrò, Putiscali, Mamoiada, Orgosolo. La Sardegna ha un cuore, quello dei quello in cui, quando nelle coste della Sardegna si sono alternati praticamente marinai di varie conquistatori di varie etnie che passavano di là, certo. Erano tutti coloro che non sapevano neanche chi ci fosse, perché non ci arrivavano là loro, perché comunque dalla Sardegna interessavano chiaramente i porti, dai cartaginesi ai fenici, cioè non si avventuravano verso l'interno. E quindi secondo me è rimasta una modalità di vivere il territorio, la natura, il cibo, l'ospitalità, molto particolare. Quindi a tutti quelli che vanno in Sardegna al mare consiglio almeno un giorno di andare verso l'interno. Bellissimo. Verso il cuore della Sardegna. Incontaminato. Va bene Geppi Cucciari, io la ringrazio tantissimo di essere venuta a Va Pensiero, Parole Futuro, poi mi dà l'indirizzo che vengo a rubare le tesserine da casa di Cristo. Ma perché hanno valore? Secondo lei hanno un grande valore? Beh, sentimentale. Appunto, io quello per me hanno. Infatti aspettavo di collocarle da qualche parte. Ma lo facciamo, io le offro una consulenza. Va bene. L'aspetto, sì, lei allora si può fidare. Le farò vedere la mia collezione di stoffine di Cristo, va bene? Fantastico. Nel lasciarci però, io chiedo, sì, a lei, alla sua energia positiva sempre, di offrire al pubblico uno spunto positivo per il nostro futuro. Beh, questa pausa in realtà quindi farebbe presupporre che non ce ne siano, devo dire. Quindi mi rendo conto che non sembrerebbe non essere insomma il prodromo di un grande sviluppo nell'ottimismo, però come disse quello là cosa ha detto, che gli ottimisti hanno inventato l'aereo e i pessimisti il paracadute. Ecco, ci vogliono entrambi nella vita, no? Ci vogliono entrambi. Quindi accogliete il futuro non con troppo ottimismo, ma neanche con troppo pessimismo, perché in realtà il vero segreto è sempre l'equilibrio. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro, a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti, realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione Classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo.